Italia, la vedete, la leggete sul nostro flash questo aggiornamento. Il piccolo Loris Stival avrebbe subito violenza sessuale. Questo è quanto emergerebbe dai primi risultati dell'autopsia eseguita dal medico legale sul corpo del piccolo di 8 anni trovato morto 2 giorni fa a Santa Croce Camerina. Dunque questi gli aggiornamenti su questa notizia e ci torneremo. Adesso andiamo di nuovo a Montecitorio per parlare del Movimento 5 Stelle e la resa dei conti nel partito con nuove espulsioni in arrivo. Andiamo subito da Valentina Antonello che è con il capogruppo del Movimento. Andrea Cecconi, a te Valentina. Valentina. Sì, è esattamente così. Ieri il capogruppo ha firmato di fatto la ratifica delle due espulsioni Artini e Pina, saltando il passaggio dell'Assemblea e anche la firma del presidente Villarosa. Onorevole, innanzitutto, c'è stata una violazione delle regole? Ma guardi, la regola principale del Movimento 5 Stelle è che la rete è sovrana. Qualsiasi altro cavillo regolamentare che noi possiamo avere non può prendere atto che c'è stata una votazione online. C'è chi parla di un rischio espulsione per lei. Ma guardi, se il gruppo mi chiede di fare un passo indietro, se non ha più fiducia nel suo capogruppo, io per il bene del movimento e per il bene del mio gruppo sono disposto a lasciare il mio incarico e darlo ad altri. Senta, però tra abbandoni ed espulsioni avete perso 15 senatori, 7 deputati, oggi c'è un sondaggio sulla democrazia diretta, il coinvolgimento in rete che farebbe di fatto presupporre un insuccesso. C'è un problema? Le indiscrezioni giornalistiche che danno in vista altre 15 espulsioni sono false. Siamo in un momento in cui il Movimento 5 Stelle deve cambiare pagina, ripartire come prima e meglio di prima, e il capitolo espulsioni è da mettere da parte. Il direttorio vi mette al riparo dalle accuse di un partito padronale? Sì, io credo che questi 5 ragazzi faranno un ottimo lavoro e non sono stati nominati per comandare dall'alto la base di questo movimento, ma anzi per fare in modo che la base abbia ancora più voci. Ultima domanda, vi convince l'apertura di Renzi sulle riforme? No, non può convincersi perché è l'ennesimo spot che fa a mezzo televisione e poi quando entriamo in Parlamento verifichiamo che non c'è nessun genere di apertura. Grazie all'onorevole